Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Al servizio degli altri per la sicurezza di tutti. Il tema esserci sempre è scelto per celebrare il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, a Sondrio ricordato ieri con una bella cerimonia sia dentro il Teatro Sociale che in Piazza Garibaldi, può a ragione essere considerato anche il comune denominatore delle azioni che sono valse le ricompense al valore e al merito civile e altri riconoscimenti per merito di servizio agli operatori premiati. Un momento molto emozionante questo, giunto dopo l'esibizione canora dell'Inno d'Italia da parte dell'assistente capo coordinatore Raffaella Natale, accompagnata dai ragazzi del liceo musicale Pinchetti di Tirano, che hanno eseguito poi anche diversi altri brani. Passando ai riconoscimenti, il primo è stato l'encomio all'ispettore della Polizia di Stato Stefano Baiardo, purtroppo mancato prematuramente. A ritirarlo la moglie. Questa è la motivazione. Evidenziando spiccate capacità professionali, coordinava un'attività di soccorso pubblico a favore di cittadini bloccati a causa di avverse condizioni atmosferiche. Tutto ciò veniva il 29 ottobre 2018. Encomio e lode per un'altra attività svolta nel 2018, in luglio, al vice commissario Andrea Margolfo, all'ispettore Sandro Zubiani, al vice ispettore Maurizio Gatti, al sovrintendente capo Ruben Ambrosini, agli assistenti capo coordinatore Simone Pilat e Walter Micheletti e all'assistente capo Pietro Guanella. Evidenziando spiccate qualità professionali operative, coordinavano ed espletavano, si legge nella motivazione, un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 imprenditori e funzionari di una società pubblica impegnata nel settore dell'ecologia e della tutela dell'ambiente, tutti responsabili di reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio. Tra le lodi al primo dirigente della Polizia di Stato Daniel Segre per l'arresto a Crema nel maggio 2018 di uno straniero responsabile di tentata rapina e tentato omicidio, al sostituto commissario Luca Zenoni che il 28 maggio 2018, mentre si trovava libero dal servizio, evidenziando capacità professionali e alto senso del dovere in occasione del distacco spontaneo di rocce incombenti sulla statale, ha gestito, coordinato e garantito la presenza in loco delle necessarie forze di polizia, riducendo così al minimo i rischi per l'incolumità pubblica. All'ispettore Giacomo Vanotti, agli assistenti capo coordinatore Maurizio Nobili e Simone Pilat, lode invece per avere il 29 settembre 2018 tratto in arresto un soggetto appartenente a un sodalizio criminoso dedito a truffe e danni di anziani. Infine, attestato di pubblica benemerenza al merito civile al vice sovrintendente Filippo Tani, che libero dal servizio l'8 luglio del 2015 a Gagliano del Capo in provincia di Lecce, non esitò a tuffarsi in mare e a portare in salvo un uomo già privo di sensi che sarebbe altrimenti annegato. Giunto a riva, con coraggio e senso del dovere, praticò all'uomo le manovre di rianimazione che gli consentirono di riprendere a respirare autonomamente.